È di natura dolosa l'incendio scoppiato nella notte a Lemose. Un'abitazione è andata in fiamme, all'interno 7 persone, di cui 3 bambini, finiti all'ospedale. Sono stati salvati da una pattuglia di Metronotte e da un'ambulanza di Corte Maggiore di passaggio sulla strada. Ladri inseguiti tra l'Usurasco e Alseno speronano l'auto dei carabinieri. Un malvivente è stato arrestato, si cercano i due complici. Il rocambolesco inseguimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo. I militari sono stati speronati da una vettura, che poi ha cercato di dileguarsi. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 290.000 euro per 4 interventi in altrettanti corsi d'acqua che attraversano i comuni di Ferriere, Bettola e Corte Brugnatella. Si tratta di opere di difesa del suolo rese necessarie dopo la tempesta dello scorso ottobre. Stasera torna Industriando, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà, che permette di immergersi nel mondo delle aziende del territorio. Prima azienda protagonista è Decalacque, l'azienda che dal 2008 produce, commercializza e installa impianti di depurazione che migliorano la qualità dell'acqua. Seconda vittoria consecutiva in Champions League per i biancorossi della Gasteiz Dico Piacenza. Berlino alza bandiera bianca. Queste e tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it.